Ciao a tutti amici milanisti, amici di Milanello, dai dai è arrivata, o meglio sta arrivando la prima sconfitta stagionale per il Milan. Una sconfitta che per ora è per 4-2 sul campo di Firenze. Una sconfitta che a mio modesto parere non meritiamo sotto certi punti di vista, anche se c'è da dire che se combiniamo due frittate e ci facciamo in pratica due gol da soli, come si fa a vincere? È un po' complicato. La partita è stata nettamente segnata dalla frittata, diciamo, di coppia tra Tatarusano e Gabbia, anche se secondo me sono un po' più responsabilità per Tatarusano, che su un calcio d'angolo tranquillissimo blocca il pallone e poi lo perde, non si sa come mai. Comunque lo perde, Gabbia non è lesto a spazzare, ci ritroviamo la palla in rete. Gli episodi sono questi: durante il primo tempo secondo me abbiamo avuto almeno tre occasioni per fare gol, due con Leao e una nitidissima con Ibrahimovic, noi la palla dentro non si è messa e loro negli ultimi 10 secondi del primo tempo di recupero hanno fatto questo gol con un bel destro a giro di Saponara, che ogni volta contro di noi deve fare sempre la super prestazione, non so come mai, ma è così. Secondo tempo che riparte con noi all'attacco, arriva il contropiede con il gol di Vlahovic, 3-0, e poi si inizia a giocare in modo pesante. C'era Leao che è stato straripante sulla fascia sinistra, secondo me con l'aiuto anche di Teo, doppietta di Ibrahimovic, il primo su un errore di Bonaventura, il secondo su grande imbeccata di Teo. Era una partita che si stava, cioè, molto bella anche, che con l'ingresso anche di Giroud insieme a Ibra stavamo cercando di rimettere in carreggiata, mancava sempre, insomma, più di 20 minuti. E poi arriva quest'altra cappellata di Teo che senza senso, con una sicurezza che non va nemmeno avuta in quei casi, cioè sul limite dell'area, si fa fregare una palla per uscire, palla al piede, e arriva la doppietta anche di Dusan Vlahovic. No, a me non mi è dispiaciuto il Milan, sinceramente. Mi è piaciuto molto Kalulu. Mi è piaciuto Leao, che è uscito per un infortunio, speriamo non sia niente di grave. Mi è piaciuto Tonali, che sì, Kier, che ha avuto da fare, perché comunque Dusan Vlahovic secondo me è un grandissimo giocatore. Che controllo di palla, che sinistro, ha fatto un paio di cambio giochi assurdi. Forte, preciso, atleticamente superiore, veramente un grande centravanti Vlahovic, mamma mia. Fatto sta che questa Fiorentina non è male affatto, questo lo sapevamo. Comunque è arrivata la prima sconfitta stagionale, la prima sconfitta che fa male, anche per come è arrivata. Era molto evitabile secondo me, perché veramente non si può commettere due errori così marchiani, veramente. Però ormai è successo e la partita si è persa. Niente, a questo punto c'è da sperare domani forse in un pareggio, sembra la soluzione migliore. È vero, perderemo la testa della classifica, ma a novembre non conta assolutamente niente. Però non mi piacerebbe avere sinceramente l'Inter a 4 punti, questo no di sicuro. Amici, è andata così, però non disperiamo, speriamo di riuscire a perlomeno fare una partita a testa alta mercoledì in quel di Madrid. Tra l'altro sarò presente allo stadio Wanda Metropolitano, speriamo di vedere una bella sfida e poi di rituffarci in questo campionato con il piglio giusto, cercando di rimettersi in carreggiata di partire subito con un'altra vittoria. Amici, non ci scoraggiamo, cerchiamo di non essere troppo critici e troppo pessimisti, era fisiologico che prima o poi, insomma, dovesse arrivare questa sconfitta. È arrivata ai danni di una squadra che comunque sta giocando bene. L'unico rammarico è questo autolesionismo che stasera ci ha un po' contraddistinto, tra i gol sbagliati e soprattutto tra questi due errori difensivi veramente da Lega Pro. Un abbraccio a tutti,
Dormite tranquilli, dai, stasera, che siamo sempre lassù, nelle prime posizioni del campionato. Un abbraccio, ci sentiamo domani.